Intercettamento 747 sui cieli della Spagna. Eccoci qua. Aspettate, carica. Allora, eccoci qui. Ok, stiamo girando. Riduciamo la. Velocità. Velocità di simulazione 1. Stiamo simulando un volo con un 747. Si sta volando a massima velocità. Allora, togliamo questo. Aspettate. Allora, un secondo, infatti saremo fuori un secondo, ok, saremo fuori dall'envelope massimo perché comunque a questa velocità siamo a Mach 0,94. Eccoci qui, guardate la dimensione del 747 rispetto a questo aereo, eccoci qua. Stiamo riducendo la velocità. E sono dietro di noi. Quindi dobbiamo virare per 270. Ora ci rifacciamo superare per stimare la sua velocità esatta. Velocità 494. Eccoci qua, abitacolo per due. Siamo andando a 560, 558 nodi. Eccoli qua. Siamo passati attraverso praticamente. Grazie.
Questo aereo qui è in... Aspettate, lo trovo subito. È un Mirage 3 EBR della Forza Aerea Brasiliana. Eccoci sotto, il 747. Siamo alla stessa quota. Ovviamente nella realtà tenersi a questa distanza sono 0,1 miglia e folle praticamente, perché ci sarebbero delle turbolenze di scia pazzesche. Comunque godetevi Basta veramente poco. Andare in alto o più in basso, sinceramente, basta poco anche di velocità. Vediamo quanto riesce ad arrivare questo aeromobile a livello del mare. Visione rossa. Appesantiamolo un po' col carburante, dandogli un po' di più di carburante, 100, 50, 50. Vai. Allora, heading.
Allora, la static temperature, che è la temperatura statica dell'aria, sta aumentando perché stiamo andando verso il livello del mare. Siamo a 10.000 piedi, in evoluzione rapida. 8.000, siamo già a 500 nodi. Allora, in velocità al momento sono 300 nodi, per qualcosa, 385 nodi. Abbiamo lasciato l'inseguimento dell'aereo. Ora, riduciamo il rato di discesa. Ok, siamo a livello del mare, abbiamo livellato. Il consumo di carburante sono 606. Ho chiuso gli spoiler, ho aperto gli spoiler. Abbiamo superato di 5.000 litri al minuto di carburante. No, non basta, non è sufficiente il trim per mantenerlo livellato, mi tocca livellarlo manualmente. Massima spinta, andiamo fuori. E raggiungiamo anche 809. Abbiamo superato gli 809 e 400 km. Stiamo accelerando ancora 820 nodi, 817 nodi. Tiriamo su.
Siamo a... mila piedi in salita rapida. Livelliamo a 24.000. Mi sembra che sta salendo. Hanno acceso tutto questo bruciatore. Siamo al 600, 70 nodi a 500 nodi di velocità indicata. Saliamo a 1000 piedi al minuto, vediamo quanto ci fa raggiungere, se raggiungiamo la stratosfera. Stiamo risparmiando carburante perché salendo ovviamente abbiamo un risparmio dovuto alla densità dell'aria. Anche il getto del nostro bruciatore si sta diminuendo perché stiamo salendo dove l'aria è più rarefatta. Questo è l'indicatore di angolo di attacco, siamo ancora ben messi. Siamo alla velocità di 800 nodi all'aria, mentre abbiamo la velocità solo di diminuzione, perché l'efficienza del motore sta diminuendo. Stiamo diminuendo la velocità indicata, quindi l'assetto aumenterà piano piano e a quel punto livelleremo e vedremo se l'aereo accelera.
Stiamo salendo in stratosfera dalla parte bassa. Dove siamo? Scendiamo. Ah, davanti a noi abbiamo l'Africa. Stiamo accelerando. Sì, siamo praticamente vediamo quanto carburante abbiamo. Ah, pochissimo ne abbiamo. Togliamo l'autopilota. Andiamo giù e tentiamo un atterraggio di fortuna. Questo no, ovviamente non è il cockpit originale, ma poco importa. Abbiamo aperto gli spoiler. Andiamo a decollare perché
Vediamo. Ok. Aspetta, abbiamo beccato dura questa. Allora, abbiamo fatto un bel test, è stato un bel inseguimento. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata.